A Mazzocchi, durante il ritiro estivo, il sottoscritto, d'accordo con la proprietà, propone un adeguamento di contratto rispetto a quello che già aveva, per riconoscergli l'importanza di quello che aveva fatto nei 4-5 mesi, per riconfermare la volontà della società a proseguire un progetto, gli offre un rinnovo che cubava circa il 30-40% in più rispetto a quello che aveva prima. Ad un certo momento, per soddisfare le ulteriori richieste del giocatore, anche legittime, per carità, ma era anche legittimo l'esercizio della Salernitana a voler far rispettare il contratto, il presidente in prima persona ha accontentato Mazzocchi, portando lo stipendio di Mazzocchi da base fissa a quello che poi realmente ha ottenuto, a circa il 70-80% in più, base variabile a circa il 70-80% in più di quello che aveva. Quindi ci tengo a sottolineare che è stato fatto uno sforzo prima da me e poi ancora di più dal Presidente per far rimanere Pasquale Mazzocchi, capitano della Salernitana, qui. E anche la situazione di mercato ad oggi è la stessa identica di quest'anno. Nessuna offerta concreta. Mazzocchi è un giocatore della Salernitana, è il capitano della Salernitana. Per lui vale il discorso che vale per tutti quanti i giocatori. Questa non è una società che strozza, questa è una società che di fronte a cose concrete, è aperta a negoziare qualsiasi tipo di accordo, adeguamenti, prolungamenti, uscite, tutto. Ma non si farà per l'ennesima volta mettere pressione da nessuno.